oltre 50 anni al fianco del molleggiato, si sposarono il 14 luglio 1964 alle 3 di notte per sfuggire ai fotografi. Ancora oggi la Mori partecipa attivamente ai progetti del marito, anche l'ultimo, Orion, la serie animata, ideata e diretta proprio da Celentano, che si è rivelata un grande insuccesso, attualmente sospesa per indisposizione del molleggiato, ma da questo film, l'unica a salvarsi davvero è proprio lei, la Mori, raffigurata dalla bellissima e conturbante Gilda, simbolo dell'amore e dell'erotismo, unica soluzione al male del mondo, ma Claudia ha in cantiere un altro progetto. A svelarlo è stata Mara Vendiotti al magazine Chi ha spifferato, c'è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà La fioraia del Giambellino. La Mori ha l'attivo ben 23 film, alcuni dei quali diretti da veri e propri maestri del cinema, come Lottino Visconti e Lucio Fulci, figlia di un attore. La sua carriera comincia nel 1950, prima dell'incontro con Celentano che avviene nel 1963 sul set di uno strano film, tra i due è subito amore. Lui lascia la fidanzata di allora, Milena Cantù, e un anno dopo si sposa con la Mori. Dal loro matrimonio, sopravvissuto a crisi e tradimenti, nascono tre figli, Rosetta, Giacomo e Rosalinda. Nella sua lunga carriera Claudia non ha fatto solo l'attrice, ma è stata doppiatrice, produttrice e ha inciso numerosi dischi di successo e canzoni passate alla storia. Per ricordarne un paio, la coppia più bella del mondo è